Il paese magico. Scritto e narrato da Nadia Boico. Immaginate un paese magico, unico, lontano dalla realtà, dove la gente è diversa. Alcune persone sono fisicamente come noi, mentre altre hanno sembianze da giganti. Un quadro piuttosto insolito rispetto a quanto siamo abituati a vedere. Tuttavia, nonostante questa importante differenza, passione e piacere sessuale accomunavano tutti gli individui, unendoli. Nient'altro era per loro occupazione migliore e più piacevole. Inoltre, amore e rispetto non mancavano e tutti vivevano felicemente, come in una grande famiglia. Fuori dal villaggio, accanto a una strada fiancheggiata da campi in fiore, crescevano imponenti alberi che davano i frutti della passione. Su una di queste piante sedeva Madeleine, intenta a gustarne i frutti, simile a pere ma con un retrogusto dolce, che richiamava l'uva nera, afferrandoli delicatamente. Ad ogni morso il succo le colava sulle mani, scivolando sulla pelle morbida. Che piacere osservare Madeleine mentre si leccava le dita e i polsi, assaporando la dolcezza del nettare, in un gesto di pura seduzione, di puro piacere carnale. Per leggere e ascoltare di più, iscriviti alla mia pagina Racconti Erotici in Patreon.